a tutti ragazzi, allora questo è un nuovo episodio di FIFA, della serie Road to Madre. Niente, diciamo che comunque dall'ultimo video a questo sono stati svariati cambiamenti, soprattutto riguardanti i giocatori stessi che fanno parte della mia squadra. Perché? Perché non mi ricordo se l'avevo già detto, ma per sicurezza lo dico, ma credo che di non averlo mai detto. Vabbè, ve lo dico. Praticamente io diciamo, siccome sono reso conto di averci una squadra che a livello di qualità era piuttosto scarta, cioè c'avevo giocatori che bene o male a parte 2 o 3 giravano sui 350-400 crediti, quindi vuol dire che comunque se il prezzo è quello, tanto forti non sono, nel senso sono il minimo, cioè il minimo che uno le può acquistare, ecco, per, diciamo quelli oro, ecco. Niente, ho deciso comunque di, come si può dire, stoppare, diciamo, stopparmi un po' nelle recitazioni e giocare magari per conto mio. Cosa ho fatto allora? Allora ho cominciato a fare la stagione quella offline. Stagione offline che, per chi non lo sapesse, appunto, nonostante magari uno c'ha la connessione schifosa o per motivi X non può giocare online perché appunto la connessione stessa o altri motivi non lo permettono, diciamo che sì, serve ovviamente un qualcosa per connettersi all'Ultimate Team. Però, diciamo, problemi di lag e cavolate varie non ci sono. Insomma, e fra l'altro, inoltre, è una sorta comunque di modo per fare, non velocemente, però magari fare crediti vincendo quelli semplici, cioè, a meno che uno non sia talmente scarso da perdere anche contro le squadre del computer, la quale difficoltà è dilettante o esordiente. Sei un po'. Insomma. E niente, appunto per quello io ho fatto qualche soldo. Questi soldi cosa mi hanno permesso? Mi hanno permesso di comprare, anzi spacchettare due pacchetti e poi comprare e rivoluzionare un po' la mia rosa. Infatti, come poi vedete nei video che insomma, diciamo, manderò, diciamo, in onda. No, dai. Insomma, dopo questa sorta di presentazione, vedete che comunque sono stati degli addii. Ma che penso non vedrete, cioè, o ve ne accorgerete assumendo i video che avete visto prima. Però vedete i nuovi arrivi, ovvero che gli arrivi sono, se non erro, 5 o perlomeno, sì, che sono Palacio, Ibarbo, Candreva, Casares e Barzagli. Ora io sto facendo un attimo una sorta di già mente locale, ricorda, mi pare siano vesti. Sì, male male, vabbè, le vedete voi se c'è qualcuno di nuovo che non ho detto. Comunque. Niente, era solo per dirvi che comunque ho fatto dei crediti extra giocando appunto stagione offline e una cosa che non riesco a dirvi, ma lo ricordo anche come amici perché amici giochi online con la squadra di Ultimate Team, comunque crediti le fai. Niente, sono stato correttissimo perché non sono andato avanti assolutamente, meno magari con una partita nella stagione online perché la voglio fare con voi, anche se magari potranno essere 3.400 miliardi di episodi, perché magari perderò e non mi riuscirà ad andare avanti, perlomeno retrocedo, bla bla bla. E niente, insomma, tra virgolette, spero che trovate il video interessante e niente, ci vediamo alla fine, perché tanto ora inizieranno poi tutti i miei commenti del cazzo, eh? Ah, una precisazione, questo cappellino qua ce l'ho per un semplice motivo, non perché voglio fare il figo di vendita, anche perché credo di non essere proprio assolutamente figo con qualunque vestito o accessorio possa avere, ecco. Lo faccio solamente perché ha visto magari il video precedente, c'ho dei capelli, boh. Perché parrucchino è veramente ingestibile. Magari preferisco averci questo cappellino, averci questa ciuffettina da idioti lì davanti, piuttosto che magari averci i capelli con mezzo ciuffi stanno giù e bla bla bla. Niente, vabbè, è una precisazione e una delucidazione, ecco. Insomma, bam. Il video inizia così come vi ho detto, con io che apro il pacchetto, anzi, per la precisione ne apro due. Primo pacchetto, Higuain, premio oro. Spero di trovare qualcuno di forte, invece trovo Defoe. Defoe che subito decide di vendere. Se non erro a 900 crediti, fra l'altro, cioè magari mi aspettavo di fare tipo 1200, vai 1300, no, subito a 900. Allora siamo il secondo pacchetto, mi fido di Hazard e cosa trovo? Sì, c'ho diciamo più soddisfazione, ecco, ma trovo De Bayori, che De Bayori lo vendo a 1000 e trovo Kurani, che fra l'altro questa gente qua io l'ho usata appunto per giocare la stagione offline, quei discorsi di prima, che fra l'altro io consiglio di usare i bronzi che hanno 8700 di un tratto, ecco. Comunque iniziamo a giocare, giochiamo con la squadra che è sempre la stessa, però come vedete c'è Candreva di nuovo e Palacio, sì. Niente, gioco così, gioco contro uno, vabbè.
Xokmostar di Vediva. Niente, si scontra uno che comunque c'è una squadra di valutazione di 78, l'intesa al 100, quindi come livello di gioco ce l'ha, come niente le fanno i giocatori. Cosa particolare c'ha Zari? Zari che ha scoperto che è un giocatore piuttosto buggato. Ma inizia così, dopo 5 minuti Candreva, una serpentina per giocatori, arriva davanti porta di sinistro, boom! Si presenta così, nuovo acquisto Candreva di sinistro che la mette, diciamo, nel 7, sì, al portiere dopo 5 minuti. 1-0 con il Livorno. Subito dopo Corominas cerca di raddoppiare ma non va. Arriva a destra, destra, mette in mezzo il palazzo, palazzo e tira per staffetta. E subito dopo destro, vabbè, sempre azione. E ancora Candreva di sinistro, nonostante non terzo piede, secondo me ha fatto un buon tiro. Arriva l'azione dopo, arriva di destro, terzo piede non va. Comunque la tocca a lui, attacca lui, ma niente. Se si può definire un attacco questo, all'86esimo, e niente. Ultima azione della partita, palazzo da tre destro, quasi a tiro, a porta libera, lo sbaglio. Comunque finisce qui la prima partita, poca azione, niente, si va a 8 punti, da 5 si va a 8. Seconda partita, sempre Candreva, di nuovo, almeno vedendo velocemente così, niente, mano a mano avete visto voi giocare di nuovo, e niente, inizia così la seconda partita. Seconda partita trova un avversario all'incirca di valutazione come l'altro, però c'ha delle cose importanti, una Serie A, parte il terzino sinistro, e c'ha un attacco i Barbo e Tevez, giocatori a parer mio strabangati. Però la cosa succede? Inizia così, la partita inizia con Tevez che va lentissimo, cioè lentissimo, la partita stessa lagga, lagga veramente troppo. Lagga fino a quel punto che pare che è ingestibile, cioè i giocatori fanno cosa gli pare, poi sbuano, sì, cioè un giocatore tipo da destra sbuca incredibilmente subito a sinistra, cioè come teletrasporto, come Goku. Inizia così il gioco si blocca, io speravo, ho detto dai, vai, 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 tipo, non lo so, stabilizzati, fa qualcosa, di vai, invece succede questo. Si interrompe la connessione, non perdo niente, cioè né di punti, vedi va, pareggio, 0 punti guadagnati e perdo come sempre contratti e crediti tra l'altro. Allora si arriva alla terza partita che me la scordo di dirvi. Prima, ecco chi c'era di nuovo, c'era il portiere e il terzino sinistro di bronzo perché devo far riposare Marchetti e Dodò che non ce li serve. Comunque, ora tornano Marchetti e Dodò che ciononostante la ossa suda di prima, comunque loro sono riposati, si torna così. Torna così, formazione sua che è una squadra discreta. Inizia subito con destro che tira ma non va. Allora tocca a lui con Torres. Qui cosa succede? Niente, Marchetti, ecco, Marchetti fa ripartire l'azione, parte Dodò, Dodò, ne scarta uno, ne scarta un altro. Dalla da Sharawi e Sharawi ne scatta uno, ne scatta due, la ridà Dodò, Dodò si accentra di destra, sì, nonostante il terzo piede, boom, 1-0. Grandissimo Dodò, che io vi consiglio di prendere, perché nonostante non costa tantissimo, nonostante sia argento, è un discretissimo terzino sinistro della Serie A. Ora, azione successiva. Destro, no, Corominas. Corominas fa gol e esulta in questo modo strano, pare sia morto. Insomma, là si parte, destro. Lui fermo, fermo, però ciononostante cosa devo fare? Devo stare fermo anch'io, no. Alla destra va di sinistra, la piazza, 3-0 noi, 3-0 di Colibuoni. Ora tocca a lui, con molto arrivo ci prova, ma niente di che, Marchetti si fa trovare imparato. Calcio d'angolo, arriva lui a Samoa di testa. Spera nei gol. Sono successiva, autogol, autogol, diciamo, fortunoso per me, ecco. Insomma, a parte lui Torres trova questo tiro di Marchetti, dove cazzo era, non si sa. 2 gol per lui, 4-2. Partita virtualmente riaperta. Virtualmente riaperta, ma niente. C'è questa Savic che va niente, doveva tirare però gol. 5-2. Ci prova Morales, un altro tiro assurdo, un altro gol assurdo perché Marchetti dorme clamorosamente. E niente. Alla Fox fa a destra, io non ci sto. Tira a destra, boom, traversa, ma non va. Però buon tiro di destra. Partita finisce qui, si va 11 punti, la promozione è quasi vicina. Allora faccio un'altra partita, la terza partita di Tai, ci credo. Manca un punto solamente per la promozione. Niente, trovo un avversario che comunque mi riserverà determinate incazzature. Perché ora qui ovviamente non lo faccio, però ci sono state. Cioè la Madonna è scesa e mi guardava così, fa Simone, ma cosa fai? Dai, come fai? E insomma, perché sì, l'ho fatta forse un po' a venire giù troppo. Inizia così con Di Natale che distende destro dà l'impressione del gol. Però dopo 15 minuti subito il rosso per me, De Sciglio fa un fallaccio e niente, volevo prendere palla, ma così non è stato. Punizione loro, boom, 1-0 lui dopo appunto 16 minuti.
Buon tiro, buona punizione lui, ma Di Natale non ci sta. Di Natale cosa fa? C'è un pallone, va avanti, rosso. Dopo 35 minuti, sai, la partita si riequilibra un po' a livello di uomini. 10, 10 contro 10. Qui Zotta dai portieri, ma non se ne approfitta. Sono il cross in mezzo, Higuain, no, non è Higuain, che ho detto Higuain? Chi è lui? Chamberlain, sì, 2-0. Però Corominas non ci sta, davanti porta, sbaglia, vestiro via. Io ho detto, vai, è finita. Vedo che però Livenzo non ci corre, allora Turbe ci va. La passa a Palacio, che ne scatta una e la piazza lì. 2-1, si riapre la partita al 45esimo, poco prima della fine del primo tempo. Si arriva al secondo tempo, Zotta di Marchetti, che Marchetti va assolutamente sostituito però. Raddoppia Chamberlain. Alla situazione eccessiva, va Palacio, Palacio di sinistra, nonostante prima avesse dato un colpo di testa, insomma. 3-2 per lui, si riapre ancora la partita. Qui cosa succede? Succede che fa un fallaccio, non so chi è, su Di Natale se non erro. Niente, rosso. In vantaggio io, 10-9 si ciò. Ciononostante Chamberlain, boom, scatta tutti. 4-2. È con questa serie che comincia a scendere la Madonna. Comunque, rigore per me. Rigore per me non assolutamente da cioè, non assolutamente. Non è fallo da espulsione, anche se secondo me lo poteva essere. Niente, rigore, lo va a battere Palacio, Palacio, boom, lo butta alla sinistra del portiere, 4-3, si riapre ancora una volta la partita. Cosa succede? Succede questo, un altro fallo dal rosso, cioè dal rosso, seconda munizione, un altro rosso per lui, gioca 10-8. Allora subito dopo Palacio cosa succede? Palacio riequilibra tutto, 4-4. Qui Palacio potrebbe diventare l'uomo della giornata, ma niente, si divora un gol clamoroso. Qui Higuain fa il fenomeno, scatta 8.000 all'89esimo, boom, 5-8. La Madonna scende definitivamente e mi guarda quanto lei ha le mani, sì. Io non ci posso fare niente. Qui di Turbe potrebbe riequilibrare tutto, ma niente. Turbe sbaglia un gol. Quindi niente, si perde, 5-4. Allora andiamo a fare l'ultima partita di questo video. E mi ha detto, dai, manca un cazzo di punto, guardiamo un po' di faccia. Qui come vedete c'è l'ingresso di Balbo, Balbo che fra l'altro farà, anche se è un anticipo dell'episodio successivo, farà una partita e basta, perché io Balbo c'ho nel cuore dall'anno scorso, mi ha fatto l'abuso di go, era veramente un giocatore strabuggato, ma quest'anno sì, costa tanto, c'ha velocità, però si allunga veramente troppo e sbaglia troppo, ecco. Quindi mi dispiace, ma poi l'ho dovuto vendere. Lo vedete comunque poi nel prossimo video. Comunque inizia così, Di Natale va, arriva avanti porta, destro fuori, anche lì dà l'impressione del gol. Ci riprova Di Natale, che però questa volta non sbaglia, 1-0 Atletico Livorno, e ci crediamo. Qui è Barbo, fa buono, scatta tutti, fa del bene, fa buono, fa bene, scatta tutti, arriva avanti porta, pum, butta in piccionaia. Qui Casares tocca il piede, non si sa di uno, rigore per loro, rigore che Palacio, anche lui tira Palacio, butta centrale e non sbaglia. 1-1, 45esimo. Qui però nonostante fosse il 45esimo, noi ci crediamo, infatti se non erro Di Natale fa l'1-2, 2-1, comunque, ora si arriva lì, con loro che attaccano, fanno il 2-2, ancora Candreva, eccoci, che casino comunque fare, perché sono veloce l'azione, 3-2 per noi, Caleon 3-3, questa era una partita over 18 e mezzo. Qui Higuain porta a vantaggio addirittura loro. Qui cose strane, tifoserie del Milan con le mani della Juve, si capisce, o alla rovescia. Insomma, qui di Natale di rapace d'aria, di scivolato fa gol grazie a un assist di Balbo. 4-4, Balbo. Di Balbo va, arriva davanti alla porta, boom, e Balbo, che ha rischiato clamorosamente di sbagliarlo. 5-4, io contentissimo, ho detto vai che ci si fa, vai che ci si fa. Pareggiano loro l'89esimo, ho detto no, però basta un punto, ma andava bene lo stesso. Qui Palacio ne fa fuori due, arriva davanti al portiere, tempo velocissimo, destro sinistro, 6-5 per lui. Perde questa partita e si rimane a 11 punti. Bastava solamente un punto. Qui, vabbè, orge su Palacio perché ha fatto il gol della vittoria. Comunque, una cosa: qui i Barbo alla fine ho detto vai, Barbo, vai, Barbo, vai, Barbo, vai, Barbo, vai, Barbo. Arriva davanti, porta, boh, sbaglio. Si doveva tirare prima, però, come ho detto, se la allunga un po' troppo. Come ho detto, anche sta 11 punti, mancano 3 partite e niente. Il video finisce qua. Spero che, non lo so, abbia trovato tra virgolette utile e ritenete il video, diciamo, in maniera, come si può dire, insomma, vabbè, entrate in uso, mi sto impappinando a bestia. Comunque, un consiglio che voglio dare, comprate Candreva perché è vero, costa un po' tanto, però come io sono esterno di esterno destro e di non mi riesce a parlare, che vale talmente tante ossie e fammi impappinare, appunto.
Compratelo perché comunque ne vale la pena. È veloce e ha dei bei piedi, nonostante magari qualcosa qualche volta l'ha buttata in piccionaia anche lui. Però, vi ripeto, ha dei bei piedi, agile, veloce, niente. Compratelo, datele a me. Costa un po', ma ne vale la pena. Se fate la Serie A, ovviamente. O perlomeno, se fate una squadra dove potete appicciarcelo, ecco, a livello di intesa. Niente, il video come detto finisce qua. Se siete curiosi per vedere se ce l'ho fatta o no ad andare nel divisione eccessivo, guardate il prossimo video. E niente, quindi se vi è piaciuto il video cliccate mi piace, se volete condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi. Ciao a tutti!